Maurizio Antonini? E poi il nostro capitano, Franco Ventura, Borgo Santa Maria della Gomba! Anche il responsabile cerimoniere Gianluca Testa vorrei qui vicino a me. Grazie Domenico, ti voglio vicino. Io sono veramente commosso oggi nel vedere questa grande compattezza e questa grande unità degli italiani e degli abruzzesi in America. È un percorso lungo quello che noi abbiamo iniziato, e l'abbiamo iniziato, Domenico, da 13 anni. Certo, io non c'ero, i paladini e i pionieri erano Maurizio Antonini, erano Franco Ventura, erano Testa Gianluca e tanti altri. Insieme a noi questo percorso l'ha iniziato Filippo. Bravo. Filippo Frattaroli, e io voglio vicino a noi, perché attraverso Domenico e attraverso Filippo abbiamo incominciato un percorso importante che può essere un percorso d'esempio in Italia. Venire qui e trovare questa grande integrazione, venire qui e trovare questa grande volontà di fare in un paese straniero, ma di fare per poi riportare all'interno del proprio paese, perché questo è quello che io ho potuto notare e questo è quello che io noto, e sono veramente commosso. Deve essere un esempio questo, Domenico, deve essere un esempio anche all'interno delle città italiane, dove si fa tanta battaglia per allontanare e non si fa nulla per integrare. Quello che avete avuto voi dall'America, ma quello che avete dato voi all'America. L'orgoglio di noi italiani è vedervi realizzati, ma vedervi realizzati alla grande, con una presenza importante, con una presenza significativa, che è una presenza anche di cultura all'interno di questa grande società che è l'America, che ringraziamo naturalmente per quello che hanno fatto per noi, e ringraziamo in modo particolare anche chi ha pensato a fare delle leggi che oggi vi danno la possibilità di celebrare un anniversario, che è l'anniversario della presenza degli abruzzesi in America, degli italiani in America. Questo parlamentare Cellucci, mi sembra che si... Niente, Ciociaro, quindi anche italiano, che praticamente ha fatto questa legge che vi dà la possibilità di fare. Noi rappresentiamo una realtà italiana che è quella dell'associazionismo e la presenza di una giostra cavalleresca. Io questa sera vorrei rivolgervi un invito grande, perché vedervi così come abbiamo fatto noi, attraversando 6.300 chilometri per venire qui e per capire il livello della vostra presenza nella città e nella nazione americana, anche la possibilità di avervi, è vero Filippo, noi li vorremmo invitare tutti a Sulmona, in questa giostra che è la giostra che indica la pace, che indica la fratellanza. Quest'anno noi faremo delle iniziative che porterà l'Europa all'interno della nostra città e sicuramente avremo una presenza. La commozione che viene è vedere il lavoro che viene fatto da voi, perché l'Italia in questo momento superi anche il momento di difficoltà. Cioè, voi avete lasciato l'Italia che era in difficoltà e tornate in Italia che è in difficoltà, per dargli il valore che serve e per dargli la possibilità di superare questa difficoltà. Grazie, noi siamo commossi in questa presenza, siamo commossi
né vedervi né sentire parlare gli italiani e né sentire nelle strade che io ho attraversato in questi giorni i cognomi delle nostre zone, di Pratola, delle Cavate, di Popoli e poi di tante altre, di Pugnara, ma anche di altre città che non sono quelle abruzzesi. E noi in questo momento a Sulmona abbiamo anche un evento importante che è il bimillenario della morte di Ovidio. L'Ovidio è un simbolo anche di questo modo di essere nel mondo, perché Ovidio è stato nel mondo, è nato a Sulmona, ha attraversato molte città, poi è morto a Costanza e noi in Costanza in Romania. E noi in questo momento vogliamo ringraziare chi ci è stato vicino, chi ci aiuta e chi crede nelle nostre iniziative. Abbiamo portato dei simboli della città e vogliamo consegnarli. E... Prego? Sì. La piazza mia che usate voi. Io vedo naturalmente il terrazzo mio, questo che è questo qua? Questo è la palauzza. No. Lo scritto. Venite con noi quest'anno. Ah, join us is here in Sulmona. E questa è la piazza che ormai ormai la piazza giustamente è quella di Filippo Frattalo. Noi la usiamo, ma la piazza è sua. E io sono onoratissimo di avere questa sera presente nella vostra iniziativa il console, che vorrei che venisse insieme a noi per suggellare questa unità e questa presenza importante, che io so che anche il console è italiano, è assolutamente italiano, e quindi è un fatto molto importante. Noi saremo missionari in Italia e nelle nostre zone, mutuando questa vostra grande presenza, questa grossa unità vostra e questo grosso cuore che voi avete messo a disposizione nostra e di tutti gli amici che io e insieme a Maurizio Antonini, a Franco Ventura e a Testa abbiamo portato. Abbiamo portato un gruppo di giovani, perché questi giovani vengono a capire quale è la possibilità che si ha nel momento di difficoltà di poter uscire dal proprio paese, realizzare cose importanti in altri paesi e poi riportarle, come hanno fatto anche Domenico e Filippo, all'interno delle proprie realtà. Grazie, grazie, grazie. Viva l'Italia, viva l'America, viva gli abruzzesi in America! Adesso mi sembra, signor Presidente, che abbiamo portato dei doni da... Adesso il commissario della giostra dà il primo dono importante al console, è una statua di Ovidio in bronzo pieno che rappresenta il nostro poeta che celebrava i canti dalle famose parole gelidis superbus sultis. Anche una felpa che ricorda la giostra di Sulmona, della quale noi non abbiamo voluto parlare perché per vampare una... Andiamo davanti. Questa è la felpa che rappresenta la giostra del Porto della Roma, che sono nostri ospiti. Sulmona! Viva Sulmona, viva l'Italia!
la presidente Rosetta. Domenico. La presidente Rosetta. Rosetta. Ah, eccola qui. È pericolosa, però la giostra ha pensato anche a Rosetta. Anche un video. Attenzione che è anche un'arma questa, Povero Vini, detto non ti comunque grazie. Noi ringraziamo Filippo che ci ha fatto conoscere anche te. Adesso consegniamo la nostra felpa ricordo anche ai due cavalieri che ci ospitano ogni due anni qui a Sulmona, cavaliere apposta. Quindi al cavaliere Filippo Frattanoni e al cavaliere Domenico Susi, che noi ringraziamo sempre per questa grande ospitalità che ci offrono ogni due anni. Grazie ancora.